Buongiorno, sono qui oggi per parlarvi degli attacchi di panico, cosa sono e cosa si può fare. Gli attacchi di panico sono una serie di sintomi psicofisici che arrivano immediatamente e in modo improvviso e nel giro di pochi minuti arrivano a raggiungere il loro picco massimo per poi discendere gradualmente. Il tutto dura pochissimi minuti, massimo 10, ma in questi 10 minuti la persona soffre davvero molto. I sintomi dell'attacco di panico sono una sensazione di asfissia, cioè manca l'aria, c'è una tachicardia, quindi un'accelerazione del battito cardiaco, ci può essere un peso sul petto che la persona sente, per cui spesso pensa di avere un infarto, la persona ha paura di morire o di impazzire, inoltre la persona può sentire palpitazioni, formicolio agli arti e un senso di depersonalizzazione, cioè di essere fuori di sé o di realizzazione, cioè di essere fuori dalla realtà. Ovviamente la persona si spaventa moltissimo quando accade tutto questo, per cui quello che succede è che la persona può entrare in un circolo vizioso in cui, una volta avuto il primo attacco di panico, può iniziare ad avere la paura della paura, cioè la paura di provarne altri. E quindi quello che fa di solito è che inizia a mettere in atto una serie di strategie di evitamento, cioè evitare i luoghi o le situazioni in cui ha avuto il primo attacco di panico. Si può guarire dagli attacchi di panico? Sì, assolutamente sì. Bisogna rivolgersi a un professionista, uno psicoterapeuta. E bisogna intervenire su due livelli. Un livello è la gestione dell'attacco di panico, quindi immaginando un iceberg, l'attacco di panico è la punta di un iceberg e quindi la gestione è tutto quello che devo fare quando ho un attacco di panico. Quindi io insegno ai miei pazienti delle tecniche di respirazione, delle tecniche di visualizzazione di un posto al sicuro e questo è quello che deve fare quando ha o sente che sta per iniziare un attacco di panico. Ovviamente non basta la gestione del sintomo perché abbiamo detto che questa è la punta di un iceberg, ma l'attacco di panico in realtà è un segnale, è come una sirena che ci segnala che nella vita di quella persona qualcosa non sta funzionando. Quindi bisogna intervenire sul secondo livello, che è il livello appunto sotto, che è capire perché è venuto l'attacco di panico, quindi che cosa nella vita di quella persona non sta funzionando, capire il significato e quindi in questo senso l'attacco di panico può essere vissuto come un'opportunità per capire cosa nella vita della persona non funziona e quindi un'opportunità di cambiamento. Quindi assolutamente chi soffre di attacchi di panico deve sapere che può guarire rivolgendosi a un professionista.